Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Come va? Tutto bene? Indovinate un po' dove sto andando? Indovinate un po'? No, non fate caso un po' alla polvere che c'è qua su macchina. Io sto guardando la strada, non sto guardando il telefono, ok? Allora, indovinate un po' dove sto andando. 3 secondi per indovinare. 3, 2, 1. Pip, tempo scaduto. Sto andando all'action, ragazzi e ragazze, sto andando action, da action. Sì, perché sono state settimane molto dure, molto impegnative, molto frustranti, molto tristi, molto, molto, molto stressanti. Molti di voi lo sanno il motivo, alcuni no. E non lo sto qui ad elencare perché non voglio che tutti i miei video parlino di questo problema. Vabbè, niente. Sto andando all'action un po' per svagarmi, non ne ho idea di cosa trovo perché è martedì oggi, di solito le offerte si partono da mercoledì, quindi non ne ho idea, ma fa lo stesso, è l'unico giorno che riesco ad andare, quindi ho detto prendo la macchina e vado, ho portato Emma e adesso vado. Un'ora di relax, di svago e di shopping compulsivo. Sì, ragazzi, shopping compulsivo, l'unico modo per farmi tirare su un po' il morale a me. No, no, tutto bene, sto bene, sto benone, è tutto a posto, solamente che sono un po' stanca, ecco, stanca psicologicamente. E non posso più fare aggiornamenti dei miei problemi, perché siamo per via legale, ecco, quindi non posso più parlarne. E boh, ecco, dai, qui adesso io mi sto trovando a Rovereto. E ho davanti proprio il camion dell'action, lo rapisco, faccio una rapina. No, no, non è dell'action. E niente, 5 minuti e entro in negozio. Dopo, ovviamente, vi farò lo svuota la spesa, video haul. Vi saluto, noi ci sentiamo più tardi. Eccomi qua, allora, mi vedete? Un po' male. Quella che è. Allora, sto tornando a casa, sono quasi arrivata a casa. Bottino nel baule. Non è stato un bottino super ricco, però dai, qualcosina ho comprato. E non contenta, sono passata anche al DM. E così, avevo bisogno di due cosine. E dato che c'ero, è lì vicino, sono passata anche dal DM. E niente, allora, prima di farvi lo svuoto alla spesa, volevo fare una piccola premessa, dato che mi è stato chiesto. Allora, io sto bene, intervento riuscito alla perfezione, sono stata in piedi già il giorno dopo, un po' fiacchetta, ma ero già in piedi il giorno dopo. Più che altro lo smaltimento dell'anestesia, ecco quello. L'intervento è andato bene, non ho avuto né dolori né niente, né capogiri, niente, assolutamente niente, solamente un po' fiacchetta. Dovuta ai mal di testa dovuto all'anestesia totale. E niente, ho avuto questo piccolo intervento semplicissimo, è durato penso un quarto d'ora, 20 minuti, non più di tanto. Ho fatto una resettoscopia endometriale, che avevo due polipetti all'utero da togliere. Mi hanno già detto che nulla di grave, che aspetteranno l'istologico, ma me l'ha già detto il dottore che non è nulla di brutto. E basta, ecco, quindi ho fatto un day hospital, sono stata in ospedale solamente una giornata, alle 3 del pomeriggio ero già stata dimessa e il giorno dopo ero già in piedi, non ero capace di lavorare perché ero comunque un po' fiacca e mal di testa e quindi non ero in grado di lavorare. Mamma mia, che traffico. Però, insomma, ecco, sono stata bene, nessun dolore e niente. E va, basta, ecco, una piccola premessa, siccome mi è stato chiesto da qualcuno di voi in direct su Instagram, in privato, allora vi rispondo a tutte, perché so che siete tutte molto carine, premurose, vi preoccupate per noi, veramente io, cioè, ho il cuore in mano, veramente, io vorrei incontrarvi una per una, darvi un forte abbraccio e offrirvi un caffè, o un gelato adesso che è caldo, veramente, perché mi fate molta compagnia, mi date molto supporto, insomma, io lo do a voi, ma voi lo date anche a me. Quindi
quindi veramente YouTube è anche questo, è anche magia, è anche amicizia. Sono felice, felice di avervi incontrate qui virtualmente, ma vi ho incontrate e conosciute e imparerete a conoscermi, io imparerò a conoscere voi. Non fate caso se sbaglio i nomi ogni tanto, questo è un piccolo difetto che mi accompagna dalla nascita. Date e nomi, ragazzi, non ci siamo. E basta, ecco, dai, piccola premessa, se no chiacchierò troppo e viene lunghissimo il video. Ora vado a casa, vedo se Paolo si è svegliato dalla notte. Se si è svegliato, niente, faccio lo svuoto della spesa nel pomeriggio. Comunque, ci vediamo tra pochissimo con voi. Eccomi qua, tornata a casa, sono le 2 del pomeriggio. Ora vi mostrerò quello che ho comprato oggi da Action. Allora, questo è DM, scontrino, eccolo qua, scontrino di Action. Allora, soliti rumori in sottofondo del cantiere. Vabbè, questo è lo scontrino di Action. Corto, eh? Di solito li faccio più lunghi. E questo è DM. Allora, ho speso un pochino, eh? 90,43 euro da Action e 49,98 da DM, però ho preso un po' di cosine utili. Allora, vado sempre a random perché ho le cose nella borsa miste. Allora, siccome mi serviva, ne ho una, ma è un po' rovinata, un po' brutta e quindi la volevo comprare e ho sempre rimandato e alla fine l'ho vista lì, era in promozione e l'ho voluta prendere a 5,95 euro questa borsa spiaggia fatta di paglia, questa fantasia qui, con le maniglie in corda, è bella capiente, ok, abbastanza capiente, insomma ci stanno un po' di asciugamani sulla spiaggia e ha una tasca interna, se riesco a farvi vedere. Ha qui una tasca interna per le, ne so, per i fazzolettini, per il cellulare, cose così. E si chiude con questo. Carina, mi piaceva, è bella capiente, ho detto così la cambio con quella che ho. Per 5,95 euro, cioè lasciarla lì. Poi, vabbè, mi serviva per la casa vacanze che noi la lasciamo sempre negli appartamenti. Per cercare di farli tenere il forno più pulito possibile, allora noi li mettiamo in ogni appartamento la carta forno e anche la carta alluminio. Penso questa qua a 0,89 centesimi, sono 8 metri. Poi la carta regalo, perché abbiamo ancora 2 compleanni, forse saranno gli ultimi, spero, gli ultimi di questa lunga serie. Ho 2 compleanni di cui uno venerdì pomeriggio dopo la scuola, quindi ho preso la carta regalo e anche il regalino. Poi ho preso da mettere nel nostro gazebo, intorno ai ferri del gazebo, queste lucine, queste qui, ne ho prese due, sono 15 metri l'una, sono a batteria solare. E allora due le ho già messe, che avevo preso, acquistato da Kik insieme a delle foglioline finte, molto carine, danno un bellissimo effetto la sera. E allora ho voluto prendere anche queste, così, ecco, vedete qua c'è il suo pannello solare e qua i 15 metri di LED. Siccome ho visto che fa un bellissimo effetto la sera, allora ho detto vabbè, ne prendo altre, anche se non hanno le foglioline attaccate, fa lo stesso. Le ho pagate queste, dove c'è scritto il prezzo? Dove ho scritto il prezzo di queste? Saperlo. Ah, qua. 4,79 euro l'una. Proprio carine. Infatti le hanno fatte intorno a un tronco. Anche se intorno all'albero non è male, eh? Sto pensando intorno al nostro ulivo. Vabbè, vediamo dove metterle. Poi, sempre per il nostro giardino, ho preso questa bellissima candelona alla citronella, profumo di citronella, il classico, buonissimo comunque. Ha 3 stoppini, ecco che parte la lavastoviglie. Ma io riuscirò mai a fare un video senza rumori di sottofondo? No, non ce la farò mai. Però
Eccola qua. E niente, a tre stoppini, profuma tantissimo, l'ho pagata 4,99 euro, cioè 5 euro questa candelona che mi sa, non so se c'è scritto l'ora di autonomia, no, non c'è scritto, però comunque, cioè, bellissima. C'era sia così gialla che bianca, sempre alla citronella. L'ho presa gialla, così per dare un po' di colore. Poi, sempre per il giardino e per le nostre odiatissime zanzare, ho preso questi zampironi da appendere agli alberi. Li avevo già trovati tempo fa, anni fa, al Lidl. Ogni tanto escono anche quelli. 1,89 euro l'uno, ne ho presi di quattro colorazioni diverse. Sono tutte la citronella comunque, sono quattro colori diversi, ma hanno tutti lo stesso profumo. Buonissimi. Poi, per Emma. Ce li ha già, però per il prezzo che avevano ho voluto prenderli di riserva. Questi occhialini da piscina, 1,19 euro. Li ho presi color lilla, c'erano varie colorazioni. Quali userà magari anche qui in piscina o al mare, insomma, ecco, si rovinano facilmente gli occhialini, quindi li ho voluti prendere di riserva. Poi, sempre per Emma, che li avevo promessi, che li aveva visti tempo fa. Questi pennelli per il trucco, ma lei li userà un po' per giocare, insomma, io non li uso molto. 1,29 euro l'uno, c'è questo qua a forma di ciambella, Danaz, con i peli del pennello arcobalenosi e questo unicorno, carino. Adesso che è finita la scuola, se ha una bella pagella, che padre sicuramente avrà una bella pagella. E li faccio trovare una bella scatola con dentro tutte cianfrusaglie che ho preso da Action, cioè queste cose qui adesso vi farò vedere, delle altre cosine, insomma, quegli squishy che avevo preso nell'ultimo video svuota la spesa Action, avevo preso quelli pupazzetti morbidosi, insomma, vi faccio trovare una bella scatolina con dentro tutte queste cianfrusaglie che lei adora. Così, un piccolo premio insomma per la buona condotta e la buona pagella. E le farò trovare anche queste perline che ho preso a 1,49 euro, erano nel reparto offerte. Probabilmente quando vedrete questo video le offerte sono già finite, perché è l'offerta proprio della settimana, io sono andata l'ultimo giorno che erano in vigore, quindi voi non le troverete in offerta, le troverete a prezzo pieno. Comunque 1,49 euro ci sono queste perline colorate da fare i braccialetti, che ultimamente ha preso passione. Eccoli qua, tutti belli colorati. Ha preso passione, le piace. Poi le farò trovare tutte queste cosine qui. Poi per il bimbo ho preso tre cosine. Compleanno di un bimbo. Allora, è un appassionato di Super Mario. Quindi li abbiamo preso questi auricolari di Super Mario. Ci sono anche dei Pokémon se vi interessano. Carini, dato che lui è un appassionato di Super Mario, insomma, ho voluto prenderli questi qua. Le ho pagate, non le ho scritto sopra il prezzo perché ovviamente sono un regalo. Dov'è? Però l'ho tenuto d'occhio qua. 3,99 euro, cioè una miseria proprio. In più questo bersaglio con le pistole gommose, con i proiettili gommosi, infatti gli ho preso anche i suoi proiettili, allora ne ha qualcuno in dotazione, ma siccome è facile perderli, siccome c'erano lì proprio ho detto lì prendiamo anche la riserva, allora questi qua li ho pagati 0,99, mentre questo 9,95 euro, così un piccolo pensiero per un compagnetto di scuola, sarà felice. Andiamo avanti, per Emma sempre a 1,99 euro gli ho preso questi, non so come si chiamano, sono quei giochi che si buttano in piscina per fare i giochi a immersione. Ecco, a lei gli piace buttare a fondo le cose e andarle a cercare e raccoglierle. Questi qua erano carini, belli colorati e gli ho voluto prendere queste cosine qua. Prezzo l'ho già detto, 1,99 euro. Sempre per Emma, per la fine della scuola. Questo pop-up bubble game, 3,99 euro, praticamente è un pop-up che lei ne va matta di questi giochini qua, che
che lui ti fa la combinazione, si illuminano qua i pop-up, si illuminano e tu devi fare la sequenza giusta. Così, dato che lei piace fare i pop-up, allora c'è proprio la macchinetta che ti dice la sequenza e tu ta 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 ta, devi fare la sequenza giusta, se no perdi. E questo qua ha suoni e luci. Carino, per 3,99 euro. Faccio felice mia figlia. Poi, me, ho voluto prendere questo mascara, siccome il mio si è seccato, ho detto vabbè, proviamolo, tanto per il prezzo che ha 1,39 euro, cioè di cosa stiamo parlando? 1,39 euro? Vediamo la qualità, perché dopo magari io sono un po' sensibile, alle creme, alle matite, sono un po'. Non è waterproof, l'importante è che non sia waterproof, perché se è waterproof a me lacrimano gli occhi, non va bene. Il pennellino è così. Okay. Vediamo, il mio si è seccato, quindi volevo provare se va bene, altrimenti so che ho speso 1,39 euro, cioè non sono andata a spendere 12 euro, 14 o 20 per un mascara, ecco. Ho speso quello che ho speso. E poi, non che io li usa tantissimo, però siccome in previsione di qualche cerimonia, allora ho un battesimo adesso di mio nipote a giugno. E ho notato che non ho neanche un rossetto. Allora, a me non piacciono i rossetti troppo colorati, mi piacciono quelli nude. Arriva il temporale, tanto per cambiare. E mi piacciono i rossetti nude e quelli delicati, ecco, che si vedono appena appena. E questo qua mi piaceva perché ha la sua scatoletta, come si dice, a calamita. Ce ne sono dentro 6, tutti di colorazione diversa. Più scuri, un po' più chiari e niente, ecco, questi qua sono i rossetti. Per il prezzo che hanno, ho detto chi se ne frega, per 3,99 euro li prendo, almeno ce li ho lì e li metto anche solo per uscire a mangiare una pizza, insomma. Adesso anche usciamo con la maestra, perché Emma purtroppo perderà la sua maestra che l'hanno si è trasferita, si trasferirà a casa sua in Sicilia e quindi ci piange il cuore a tutti quanti, ma più di tutti, usciremo anche a mangiare la pizza con lei, insomma, ma così per farmi un pelettino più carina. Poi, sempre per me, ho voluto prendere questo mini rasoio da viaggio, 1,79 euro. È una bellissima idea perché ogni volta che vado al mare o in montagna, insomma, vado via, mi piace portarmi dietro un rasoio al mare più che in montagna. Me lo porto sempre dietro. E questo qua è mini, quindi è proprio utile e buono per gli spazi della valigia, no? Oddio, c'è dentro qua. Lo apro un po' con voi. Mamma mia, ah, c'ha proprio la sua scatolina, che carino. Si presenta così con la sua scatolina. Ah, carino, proprio mini mini. Sì, ok, porta via più spazio questo che quello semplice, però. E penso che qui abbia anche le sue ricariche, se non sbaglio. Ah, sì. Ha persino due ricariche di riserva, che carino. Niente male per il prezzo che ha. Adesso non sono più capace di mettere dentro. Un attimo che controllo se piove. Già, che palle! Eccomi qua, scusatemi, ma si è messo a piovere, giusto? Tanto per restare in tema. E niente, per 1,79 euro, dai, molto carino. E non mi ricordo più dove ho messo le sue ricariche, vabbè. A posto. Poi, sempre per Emma, pennarelli, questi qua indelebili sono, adesso, pennarelli indelebili, 24 colori, adatto a superfici in legno, metallo, carta e cartone. Possono macchiare e proteggere le superfici di lavoro e gli indumenti. Ok? Sono pennarelli indelebili, ma a noi piacciono perché riusciamo a fare dei bellissimi lavoretti. Vediamo com'è la loro scrivenza. Action, signor Action. Fa delle confezioni davvero dure.
Mamma mia. Vediamo. Sono così praticamente. Scrivono molto bene, carini. Devo stare attenta con Emma perché si macchia. Comunque, 2,49 euro erano in offerta questa settimana e li ho presi. Sapete che quando c'è roba di bricolage, cartoleria, io divento matta. Poi per Emma, cerotti, questi qua a 0,85 l'uno, questi qua con gli unicorni. E questi qua con i draghetti, anche questi erano in offerta questa settimana. C'erano altre tipologie, adesso mi ricordo, altri due disegni, altre due fantasie. Poi, per me e per Emma, questi pennarelli glitter erano gli ultimi. E siccome erano gli ultimi, ho detto li prendo. Sono pennarelli praticamente glitterati. Vi leggo adesso la didascalia, pennarello a pennello con glitter. Confezioni sono sempre impossibili da aprire. Ok, hanno due punte se non sbaglio. Sì, questa a pennello. Ah no, e questo è per l'inchiostro probabilmente. Sì. Schiacciando qua, questo pirulino qua si riempie di inchiostro, ok? Vedete? Si vede? Sì, ok? Quindi schiacciando va giù l'inchiostro e poi si... Wow! Che bello! Fa un effetto pennellato, bello, mi piace. Ho schiacciato. Vabbè, hanno la tonalità del rosso. Rosso rosa, c'erano solo questi quattro colori, gli altri non ce n'erano. Pazienza, 1,99 euro, quattro pennarelli glitterati. Poi c'erano già le agende del 2024-2025. Come potevo non prenderla? Come potevo lasciarla lì? Questa agenda 2024-2025 a 0,99 centesimi. Ce n'erano di tantissimi tipi, di tantissime dimensioni, di tantissime fantasie e tutto il resto, insomma. Io l'ho presa una piccolina perché me la voglio tenere in borsa, perché tante volte io sul telefono non riesco a tenermi l'agenda, ma niente, non mi piace proprio sul telefono, sarò all'antica, ma io preferisco tutto scrivere, anche perché me lo memorizzo meglio. Quindi l'ho voluta prendere flessibile e piccola per mettermela in borsa, perché quando sono in giro dico: ah, aspetta, allora mercoledì non lo so, devo andare a vedere a casa sul calendario. Dico sempre così. Allora, cosa faccio io? Cioè, se ho la mia agendina, mi scrivo qua gli appuntamenti e le cose che ho da fare, almeno ce l'ho in borsa, e dico: aspetta che consulto la mia agenda. Consulto la mia agenda e dopo, insomma, ecco, ti dico se sono libera o no. Bella, mi piace questa perché è glitterata. E boh, mi piace. Spero che non me la voglia rubare Emma, perché sennò mi toccherà tornare ad Action a riprendermela. Ma ce n'erano di bellissime, ma proprio belle, anche in quelle grandi con tutti i divisori, con gli anelli, ma bellissime, veramente. Adesso ci iniziano proprio queste cose qua del 2024-2025, le nuove agende, ma uno spettacolo. Questo block notes poi 0,89 centesimi con queste bellissime margherite con lo sfondo rosa antico. È un semplice block notes che io mi tengo lì dove ho il computer o anche in cucina per scrivermi gli appunti, la lista della spesa. È carino, mi piaceva perché qua c'è proprio la data, da scrivere la data e le cose da fare, da spuntare. È carino. Mi piace tenermelo lì dove scrivo gli appunti. Poi per Emma questo piccolo taccuino con l'unicorno con i tre colori. Anche questo mi piace tenerlo magari non nella mia borsa, ma adesso lei quando si esce anche solo per fare un giro o anche andare a mangiare la pizza, gli piace portarsi dietro qualcosina. Allora, con la sua borsina ovviamente. Allora cosa faccio? Gli do nella sua borsina, gli metto giù il suo taccuino, così lei può scrivere, fare, disegnare quello che vuole. Vedete, ho fatto così, questo a righe,
E questo ha gli stickers. Carini, vero? Sono tutti uguali? No, 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 non sono tutti uguali. C'ha gli stickers proprio tutti diversi con gli enjoy, le lettere. Ah, beh, queste cose qua mi piacciono, unicorni, piacciono da matti. E quindi per 0,95 centesimi ho voluto prenderglielo, così se lo mette nella sua borsina, va in pizzeria, lei è tranquilla. E insieme ho voluto prendergli anche questo 0,99, questo qua, carino, in rilievo. E questo qua è fatto tutto così, a righe. Però c'ha la sua pennina piccola. Emma impazzisce per queste cose, è come me. Poi, guardate cosa ho trovato, un altro prodotto della Pink Stuff, nuovo, nuovo, non l'ho mai visto. Questo è per le finestre e gli specchi. Anche questo qua non l'ho mai provato, lo proveremo. Volevo prendere ancora la pasta, quella miracolosa, ma non c'è, non c'è, va a ruba proprio quella pasta. Perché è veramente, veramente una pasta fantastica e volevo prendermene un'altra da tenere di scorta. E vabbè, non c'era, mi sono accontentata di questo. Infatti è l'unico detersivo che ho comprato oggi, perché gli altri li ho già provati tutti e alcuni devo ancora usarli e finirli. Ho detto no, basta, finché non finisco le cose non compro altro. Quindi vabbè, questo qua dei vetri non l'ho mai provato e mi serviva perché ho finito il mio. Anzi, a proposito, arriverà anche il video dei prodotti finiti. E poi, 12,95 € c'erano queste tre scatole, sono tre, portaoggetti con il coperchio che si chiude a finestra, così. Molto comode, le ho volute prendere, infatti mi serviva una scatola per i giochi di Emma giù di sotto in giardino. Siccome ha un sacco di giochini... Ad esempio le posatine, le padelline, le ciotoline, insomma un sacco di giochini e sono tutti sparpagliati per il giardino. Allora ho voluto prendergli una scatola per raccoglierli tutti e metterli tutti bene in ordine, almeno c'è tutto in ordine anche di sotto e poi vabbè, finiti i giocattoli le riutilizzerò per qualcos'altro. Erano comode perché comunque sono tre. Invece che una ne ho prese tre, sono impilabili e sono 30 litri l'una. Per 12,95 € cioè non ho fatto altro che prenderle, assolutamente. In tanti negozi 12,95 € una ne prendi. Ok, da Action è tutto qui. Ora vado a prendere le cose che ho preso da DM. Eccomi qua, spostiamo un po'. Allora, da DM, come vi ho detto... Prima cosa ho speso? Adesso ho perso in mezzo al mari in mezzo al casino di Action, ho perso lo scontrino di DM. Vabbè, ve l'ho detto prima quanto ho speso. E ecco, ho preso pochissime cose, però comunque, insomma, cose che mi servivano. Ho preso l'ovetto Mangiadori, questo qua 3,89 € e lo prendo sempre, ci trovo bene. L'ho finito, terminato e quindi l'ho preso. Poi ho preso queste salviette multiuso 1,79 € da tenere in borsa per Emma per lavarsi le mani, per il gelato. Poi questa carta igienica umidificata gettabile nel WC 1,49 €. Poi per Emma per il suo mal di gola ho preso questo. Borocillina Gola Junior 7,99 €. Sono al gusto cola, gliele prendo così ogni tanto. Lei fa dei periodi che ha mal di gola, adesso per fortuna no, però mi piace tenere lì. Siccome ne ho lì le ultime due, ho detto già che ci sono qua, le prendo. Poi sempre per Emma, perché qua le perdiamo quotidianamente. Questi fermaglietti 2,95 € l'una, queste qua a sirena e queste qua col pandino. Ecco la mia lavastoviglie che riparte. Lei le perde, le dimentica, le regala, le lascia in giro. Una al giorno praticamente. Poi per me ho voluto prendere questo Nivea Sun per il, si chiama, per il sole. 11,90 € è una crema appunto per il viso, antietà, protezione 50, adesso che si andrà al mare, in montagna, è super utile.
Questa gliel'ho voluta prendere per Emma 1,99 euro. È una mini crema da 50 ml, 50 più per bambini. Siccome venerdì questo fanno un'uscita a piedi con la classe, con la scuola, e vanno a un maso qua vicino e devono fare un bel pezzo a piedi, insomma, una bella gita, un'uscita proprio, una gita a piedi. E qua sono previsti 32 gradi. E quindi le maestre ci hanno consigliato ovviamente scarpe comode, vestiti leggeri, berretto e crema solare. Allora, naturalmente gliela metterò prima di uscire di casa, però nel suo zainetto gli voglio mettere questa, poi la userà anche, come si chiama, quando farà il Grest quest'estate, farà una settimana di Grest e andranno anche in piscina, insomma, qua vicino a Verona. Quindi gliela darò dietro, senza che si prenda dietro il coso grosso, grande, gli do dietro questa qua piccolina e sarà sufficiente questa qua per i bambini. Ultra sensibile, l'ho presa a 1,99 euro. Poi, sempre per Emma, ho voluto prendergli un doccia schiuma, 1,69 euro. Cos'è questo? Doccia shampoo, ok? Per la sua dermatite dovrebbe essere abbastanza buono. I prodotti Balea sono ottimi, non ha mai avuto problemi con i prodotti Balea. Per me invece ho preso. Mamma mia, sto lavastoviglie. Ok, forse ha finito, forse. 0,89, ho voluto prendermi questo doccia schiuma dopo sole. Non l'ho ancora sentito, eh. Buono, mi sa di estate, di crema solare, buono. Sì, sa proprio classica profumo che ha la Nivea, ad esempio, quel dopo sole, quella crema dopo sole, il classico profumo, ma buonissima, buona, buona, buona. Questo invece, questo è quasi inodore. Questo non ha profumi, ma è meglio perché vuol dire che è molto delicato. Per me poi ho preso questo che è il mio preferito in assoluto, 3,19 euro, è un bagno schiuma, ma io lo uso sotto la doccia, è il mio preferito in assoluto. Mamma che buono, il Palmolive, guarda, questo è una cosa. E ha le taglie, ma lo fa apposta questo lavastoviglie. Adesso la stacco. Ma Cristo santo. Oh. È il mio preferito in assoluto, proprio il top. Poi non ho preso detersivi all'Action, tranne quello dei vetri della Pink Stuff, ma ho voluto prendere questo qua della Mastro Lindo Bagno, 2,49 euro. Ne ho visto parlare tanto 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 bene e allora ero incuriosita, ho detto l'ho visto lì, anche perché io il Tigotà e anche la saponeria non l'ho trovato, non è che lo trovi dappertutto, anche alla Coop non si trova molto facilmente, almeno qui da me. Quindi l'ho visto lì e l'ho voluto prendere subito. Poi questo deodorante 1,29 euro, questo qua con la marmotta qui, no, cos'è, il castoro, marmotta, non lo so, la lontra, non so che cos'è. 1,29 euro, buonissimo, l'ho già testato, è dolce ma allo stesso tempo floreale, mi è piaciuto. Sono andata così a istinto e ho fatto bene. È uno spray corpo con profumo di fiori e frutta, 150 ml. È buonissimo, veramente buono, buono, buono. E poi, sempre per il sole, ho voluto prendermi questo qua. Questo, come si chiama? È un profumo per capelli con la protezione UV. L'ho pagato 3,99 euro e l'ho preso apposta per portarmi al mare, in montagna, perché quando magari sono in acqua e che non ho il berrettino, io sento che qua dove ho la riga mi si scotta, mi si brucia. La sera ho sempre la testa che mi brucia, mi scotta. Allora, questo qua è adatto proprio per spruzzarselo sulla cute, sui capelli e protegge il cuoio capelluto dai raggi solari. Ha una protezione 30, mi sembra, 30, sì. E anche il profumo non è male, è buono. Un profumo molto delicato, di fiori, mi sembra. Com'è?
sì, di fiori. Vediamo cosa c'è scritto. Profumo per capelli con protezione 30 e pantenolo. Profuma la chioma e la protegge dal raggio UV. Contribuisce a ridurre i possibili danni causati dai raggi solari. Dona freschezza e avvolge i capelli con un piacevole profumo che ricorda i prati estivi. Infatti, ho detto floreale. Vaporizzare sui capelli asciutti in maniera uniforme da una distanza da 30 cm. Ho detto floreale, il mio naso non mente. È buono, molto buono. Poi, quasi terminati a casa mia, i fazzoletti. Ho preso questi qua della Scottex, che sono più morbidi, più delicati anche per il nasino dei bambini. 1,49 euro. E basta. E questo è tutto. Tutto il mio shopping. Adesso nascondo le cose da Emma, che devo fargli trovare un bel pacchetto. E basta, ecco, questo è tutto i miei acquisti di oggi. Io, arrivata fin qua, vi ringrazio, grazie per essere stati con me, grazie se avete visto il video fin qua, perché è abbastanza lungo, mezz'ora che parlo. E niente, noi ci vediamo al prossimo, statemi tutti bene, mi raccomando, e vi mando un forte abbraccio. Ciao, alla prossima!